Questo video è rilasciato con licenza Creative Commons by 4.0. Che cosa sei libero di fare? Puoi riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato. Puoi remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere e per qualsiasi fine, anche commerciale. Devi però seguire le seguenti condizioni. Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire il link alla licenza come di seguito e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avvalli te o il tuo utilizzo del materiale. Divieto di restrizioni aggiuntive. Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare. Al termine del video troverai le indicazioni necessarie per citare adeguatamente il presente materiale. Salve a tutti e benvenuti per questo mini corso. Sono Annalisa Minelli e quello che vi presento oggi è OpenStreetMap come strumento di mapping e cartografia collaborativa con un'applicazione in condizioni di emergenza. Molto brevemente, all'inizio vedremo perché insieme è meglio, ovvero rifletteremo sul fatto che OpenStreetMap è Volunteer Geographic Information e sostanzialmente Open Data, e vedremo poi anche come contribuire praticamente, quindi perché contribuire e come farlo. Poi vedremo che cosa succede in situazioni di emergenza e come dati geografici liberi possono essere utili in questo caso. Ci sarà un piccolo extra sul civic hacking e quindi avremo delle riflessioni da riportare a casa. Quindi, per quanto riguarda OpenStreetMap, OpenStreetMap è un database di cartografia libera e cooperativa, di fatto è quindi Open Data, rilasciato sotto licenza ODBL, Open Database License. OpenStreetMap è poi in secondo luogo Volunteer Geographic Information. Secondo la definizione di Goodchild, OpenStreetMap, diciamo in generale la Volunteer Geographic Information, rappresenta un caso speciale del fenomeno web dello User Generated Content. Inoltre, le persone che partecipano, diciamo che per secoli questo privilegio, il privilegio di creare informazione geografica, è stato riservato a agenzie ufficiali, quindi diciamo è stato centralizzato, statale. E in questo caso invece l'informazione geografica viene creata anche da persone untrained, ovvero persone che non hanno un background in merito e i risultati possono essere o possono non essere accurati. Però cambia, diciamo, questo approccio alla geografia cambia il rapporto tra il territorio e il general public, ovvero i cittadini. Quindi, per andare un po' sulla storia di OpenStreetMap, è stata inizialmente creata da Steve Coast nel 2004 in seguito all'Ordnance Survey Map Data nel Regno Unito, che sanciva l'aspetto proprietario di dati geografici ad alta risoluzione. Quindi Steve Coast non ci sta e crea il progetto OpenStreetMap. OpenStreetMap è formato da mappatori volontari, cosiddetti OSMERS, disposti nei 5 continenti, ma anche da GIS experts, cioè persone che controllano la qualità dei dati periodicamente, e ingegneri informatici che si occupano di mantenere i server. In poche parole, c'è una comunità dietro e questa comunità si sostenta grazie all'OpenStreetMap Foundation, che è un'associazione internazionale non profit dedicata appunto ad incoraggiare la crescita, lo sviluppo e la distribuzione di dati geospaziali liberi e fornire a chiunque questi dati da utilizzare e condividere. Ora, perché insieme è meglio? OpenStreetMap parte dall'ipotesi che nessuno conosca i luoghi meglio di chi ci viva.
di chi ci vive. Quindi vediamo come, per esempio, un volontario, un mappatore, un OSMER può subito aggiornare una base cartografica come OpenStreetMap nel momento in cui si vede chiudere dai lavori la strada sotto casa, oppure cambiare un senso unico, oppure la creazione di una nuova pista ciclabile. Allo stesso tempo può segnalare tramite dei marker, dei punti di interesse, la presenza di una fontana pubblica, di un idrante, oppure la presenza o meno di parcheggi per famiglie. E il risultato, ovvero quello che si ottiene, è un po' sotto gli occhi di tutti. Per esempio, qui siamo a Guipavay in Francia, e vediamo questa zona ha un parco che in questo caso è totalmente scomparso. A sinistra OpenStreetMap, a destra una cartografia della quale non faremo il nome. Oppure, per esempio, qui vediamo che ci sono tutti i numeri civici, a differenza che in questo caso. Insomma, diciamo un'accuratezza abbastanza diversa, eppure, diciamo, nel caso di Trento, in Italia, dove vediamo che la cartografia del principale competitor è completamente è molto dettagliata. Allo stesso tempo vediamo che è meno dettagliata di quella di OpenStreetMap, in quanto per esempio qui abbiamo anche le fontane di acqua pubblica, abbiamo tutti i monumenti, abbiamo la presenza di giochi per bambini e anche la presenza di alcuni spazi verdi che di qua invece non troviamo. Anche la configurazione della ferrovia è molto più dettagliata. Quindi, se uno volesse contribuire ad OpenStreetMap, a questo progetto, che cosa potrebbe cominciare a mappare? Le tre feature classiche del dato geografico, ovvero punti, linee e poligoni. Si possono usare i punti per esempio, evidenziare delle fontane pubbliche, si possono usare delle linee per evidenziare strade, dei poligoni per evidenziare parcheggi. Quindi, come mappare? Ci sono diversi modi di mappare in OpenStreetMap. Il mapping forse più conosciuto è il mapping live, ovvero si cammina per le strade del posto in cui si trova, si incontrano elementi e si registrano con il proprio GPS e quindi poi si riversano da remoto sulla mappa di OpenStreetMap. Nel mapping invece da remoto siamo noi di fronte a una ortofotocarta, per esempio, e possiamo fare, per esempio, editing di elementi già esistenti o digitalizzazione di elementi nuovi, appunto, a partire da fotocarte. Esiste poi un mapping di tipo ibrido, ovvero il caso di Vespucci, che è un'applicazione per Android e per iPhone, e permette l'editing diretto in modalità live, ovvero direttamente dal tablet o dallo smartphone. Molto meglio il tablet, ovviamente. Quindi, ad ogni modo, bisogna sempre prima di tutto creare un nuovo utente. Si fa tramite andando appunto sulla pagina di OpenStreetMap e attivando una nuova utenza tramite un indirizzo email, e non c'è bisogno di molto altro, insomma. Una volta creato il nuovo utente, per il live mapping, gli strumenti che ci servono sono in teoria un GPS per il rilievo di campagna, perché è molto preciso. E per quanto riguarda gli smartphone e tablet, bisogna sempre controllare la quantità di satelliti che si prendono e la qualità, diciamo, del ricevitore. Poi c'è bisogno ovviamente di un software per il rilievo di campagna. Nel momento in cui abbiamo uno smartphone o un tablet, possiamo utilizzare per esempio i molto validi Osmand oppure anche GeoPaparazzi, che permette, diciamo, Osmand no, però GeoPaparazzi per esempio è fatto proprio per le analisi di terreno, appunto. E permette appunto di registrare anche diversi elementi geografici, ovvero si permette di utilizzare per esempio delle note scritte, permette di creare degli sketch, ovvero dei disegni, permette di registrare note video e note audio. Modi alternativi appunto di prendere note e documentare sono appunto questi, per esempio anche la foto georiferita.
l'appunto scritto e appunto la nota. Dopodiché tutti i dati vengono trasferiti da un file come file GPX, all'interno vengono riversati del database più generale di OpenStreetMap. Nel mapping invece da remoto sostanzialmente facciamo editing e digitalizzazione delle tre feature delle quali parlavamo prima, ovvero punti, linee e poligoni. Ovviamente nell'editing, ovvero nella correzione degli elementi già esistenti, possiamo intervenire, per esempio se vediamo che una strada tronca un poligono o quant'altro. Se ci sono, diciamo, degli errori a livello proprio topologico, a livello appunto geografico, del dato geografico, invece nella digitalizzazione possiamo intervenire o in maniera generale oppure in maniera anche più approfondita se conosciamo il territorio. Ad ogni modo, nel momento in cui andiamo ad editare o digitalizzare nuovi elementi, siamo chiamati a scegliere una categoria, ovvero un tipo di elemento che stiamo digitalizzando, editando, inserire delle tag che sono delle descrizioni dell'elemento stesso e alla fine, quando salviamo, specifichiamo le sorgenti, ovvero da dove prendiamo queste informazioni che abbiamo inserito. Due elementi dai quali non si può assolutamente prescindere per parlare di OpenStreetMap sono i mappathon e i state of the map. Mappathon sono eventi di mappatura organizzati dalle comunità OSM, quindi qualsiasi comunità OSM può organizzare un mappathon. I mappathon è una sorta di hackathon, ovvero 2 o 3 giorni le persone si trovano tutte insieme in presenza o da remoto appunto. E si trovano appunto per mappare, avendo un tema specifico, per esempio il caso del Covid-19, poi vedremo degli esempi di mappathon, oppure con un obiettivo generico, ovvero quello di arricchire di dati la banca dati di OpenStreetMap sostanzialmente. Lo State of the Map invece è una conferenza annuale di OpenStreetMap che è sia internazionale e ha sia capitoli locali. Nella foto appunto c'è lo State of the Map 2015 al quale ho partecipato quando ero in Francia, insomma, per dire. Vediamo poi che cosa succede nelle situazioni di emergenza. Nelle situazioni di emergenza, a cosa può servire una mappa? Allora, ci sono innanzitutto 2 punti di vista che mi piacerebbe di cui mi piacerebbe parlare con voi. Il primo è il punto di vista dell'utente. L'utente, trovandosi in una situazione di emergenza, sto pensando per esempio a un terremoto o ad un'alluvione, che cosa deve conoscere? Bisogna conoscere dove sono i luoghi rifugio, i punti di raccolta, le basi di protezione civile e gli ospedali più vicini, per esempio. Dal punto di vista invece del coordinatore degli interventi, quindi ho in mente una sorta di protezione civile, c'è bisogno di calcolare l'appropriata distribuzione sul territorio di luoghi rifugio, punti di raccolta, base di protezione civile e ospedali, per esempio. Quindi luoghi sensibili. Poi saper individuare eventuali luoghi da riconvertire o da utilizzare all'occorrenza. Sto pensando ad una palestra riconvertita a dormitorio. E poi individuare tracciati più brevi e più veloci, attenzione perché non sono la stessa cosa, tra un punto e l'altro. Per fare tutto questo abbiamo bisogno di una mappa che parli il più possibile, ovvero una mappa ricca di contenuti. Questo, per esempio, in OpenStreetMap è fattibile a partire, per esempio, dal singolo mappatore, perché per esempio per individuare i tracciati più brevi e più veloci tra un punto e l'altro, io nel digitalizzare una strada posso inserire, oppure nell'editare una strada posso per esempio inserire il limite di velocità, per esempio. Quindi il fatto che la mappa parli dipende appunto da noi e da quante informazioni noi gli mettiamo. Quindi, il progetto Humanitarian OpenStreetMap, è un progetto che parte dall'idea che le mappe di alcune zone del mondo sono povere di contenuti, soprattutto spesso e volentieri se non ci sono forti interessi economici né insistenti nella zona. Quindi,
Quindi questo progetto è un progetto umanitario e OTT è appunto una ONG sostanzialmente. E come funziona? Molto brevemente, ci sono dei volontari da remoto che tracciano, avendo una mappa satellitare, tracciano delle feature in OpenStreetMap e inseriscono all'interno del database. Nel secondo step, dei volontari locali, come appunto persone appunto che vivono il territorio, ma anche persone che vanno appunto fisicamente sul territorio, aggiungono dettagli come appunto i nomi delle strade, centri di evacuazione, informazioni di vicinato, per esempio. Nel terzo step, appunto, organizzazioni umanitarie possono utilizzare questo database che è libero, che è open data, per pianificare appunto la riduzione dei rischi e dei disastri che può salvare appunto delle vite umane. Quindi che cosa si può fare praticamente? A Humanitarian OpenStreetMap si può contribuire sia come volontari, quindi come mappatori, che applicare per una posizione lavorativa. Per ogni progetto esiste una task manager, in questa task manager sono indicati i compiti da prendere in carico, quindi tutte le cose da fare. C'è un accesso a più livelli alla task manager, ovvero c'è il livello del mappatore semplice, c'è il livello del validatore dei dati, c'è il livello dei manager e sono essi stessi suddivisi in team. Più livelli per mappatori e validatori poi ci sono a seconda delle competenze. Quindi, per esempio, in questa slide vediamo la task manager che ci indica che per il progetto Mega Antoni 2 a Cusco, Perù, ci sono un totale di 63 contributori, ancora il lavoro da fare è molto e servono beginner mappers. Oppure per quest'altro progetto servono intermediate mappers. Quindi vediamo che le task sono suddivise appunto per livelli di esperienza, quindi e sono anche contrassegnate a livello di priorità come urgente, AEG, quindi alta importanza o quant'altro. Quindi se ci sono poi anche, e c'è scritto anche se ci sono poi delle altre ONG o associazioni che sponsorizzano, in questo caso Medici Senza Frontiere, in questo caso per esempio. Nel Chad. E, per esempio, nel caso di Covid-19 Mega Antoni 2, cioè la mappatura di Cusco, che cosa si può fare? C'è qui la razionale, diciamo, una breve descrizione della motivazione di quello che si sta facendo. E quindi si sceglie una zona, ogni quadrato qui rappresenta una piccola zona, una zona da mappare comunque. Si sceglie una zona e quindi si inizia con il mapping sostanzialmente da remoto. Nel caso poi del Covid-19, in particolare, non è necessario solo, soprattutto per zone in cui diciamo, la mappa è già abbastanza ricca e quindi non c'è un particolare bisogno di inserire ospedali o elementi diciamo, di prima necessità. Non ci sono appunto in un'emergenza come quella che stiamo vivendo, appunto, non ci sono solo strutture di prima necessità da mappare, ma c'è per esempio anche da tenere in conto il fattore del distanziamento sociale che rientra appunto tra le nuove esigenze nel caso appunto di una situazione d'emergenza. Io nel mio piccolo ho creato appunto questa mappa che è la mappa delle consegne a domicilio nel comune di Gubbio, prendendo l'idea appunto dal mio collega e amico Alessandro Sarretta che ha fatto appunto un tutorial di come poter utilizzare i dati di OpenStreetMap per creare appunto una mappa. Ovviamente vedrete che rispetto a un semplice elenco la visualizzazione è molto più efficace perché ci fa rendere conto delle reali distanze delle quali stiamo parlando nel momento in cui sceglieremo una consegna a domicilio piuttosto che l'altra. I dati di input, vediamo brevemente come è stata creata appunto questa mappa.
I dati di input sono in parte dati ufficiali presi dalle pagine del comune, in parte sono scaturiti da contatti con i singoli negozianti o tramite social media oppure tramite un apposito form che ho creato, questo per esempio è un Google Form. Quello che si ottiene alla fine sostanzialmente sono dei dati tabulari, quindi sotto forma di tabella. Lo strumento che ho utilizzato per creare appunto l'interfaccia grafica di questi dati è UMAP, sostanzialmente è uno spin-off di OpenStreetMap, in particolare appartiene alla comunità francese che ha creato appunto questo strumento molto utile. A questo punto, quando io ho i miei dati tabulari, posso scegliere di procedere per due diverse vie. La prima appunto, posso caricare questi dati direttamente su UMAP, quindi trovare le coordinate geografiche degli esercizi, ovvero fare quello che in gergo si chiama geocoding, dal nome dell'attività si risale alla sua posizione, quindi due coordinate, latitudine e longitudine. Posso formattare i file dati in input tramite come CSV, GeoJSON, UMAP, ma anche GPX, KML, quindi diciamo veramente potrei avanzare per la città col mio GPS e segnarmi questi punti, caricarli direttamente su UMAP, impostando poi quindi la grafica e la simbologia. E questo è un primo modo. Il secondo modo, passando tramite OpenStreetMap, ovvero inserire tutti questi esercizi commerciali sulla base map di OpenStreetMap, aggiungendo la tag appropriata, che in questo caso sarà una tag relativa proprio alla consegna a domicilio, in questo periodo del Covid-19. Quindi scaricare tutti questi esercizi interessati con una query sulla tag appena inserita e caricare i dati poi in UMAP impostando quindi grafica e simbologia. La differenza tra questi due flussi di lavoro sostanzialmente sembra piccola, anzi, diciamo, il secondo flusso sembra più macchinoso del primo, ma il risultato è molto diverso perché nel momento in cui noi abbiamo cambiato la base map, abbiamo arricchito l'intero database di OpenStreetMap, quindi quelle informazioni, volendo, quindi quella tag, quell'informazione sulla consegna a domicilio fatta nel periodo del Covid-19, sarà disponibile non solo per la creazione della nostra mappa in UMAP per il comune di Gubbio, per chi che sia, ma anche per altri mappatori che vorranno farne quello che vorranno, quindi sarà rilasciato a tutti gli effetti come Open Data. E sarà appunto inserito in un frame più grande, in un framework più grande che è appunto quello di OpenStreetMap. Quindi abbiamo scelto in questo caso abbiamo optato per la seconda via, quindi quindi la prima cosa che c'è da fare è arricchire la base map. Andiamo sul nostro profilo. Clicchiamo su modifica e quindi avendo zoomato ad un buon livello la nostra mappa, vediamo che qui sotto, per esempio, c'è una ortofotocarta. Per esempio, andiamo ad inserire una nuova attività che è, per esempio, un mini market. Questo è il mini market sotto casa proprio, casa mia, ok? Quindi vediamo che inserendo questa attività dobbiamo inserire tutta una serie di informazioni. Ci viene anche richiesto il Covid-19 Pandemic Hours, per esempio. Quindi c'è un orario modificato di apertura proprio per questa situazione qui. E quindi inseriamo poi la tag Delivery Covid e aggiungiamo il parametro Yes, perché appunto è una tag temporanea che in qualsiasi momento volendo può essere rimossa e quindi lo strato informativo può tornare a parlare meno sostanzialmente. E quindi nel momento in cui abbiamo individuato tutte le nostre attività, abbiamo inserito tutte le informazioni del luogo, andiamo a caricare tutto quanto su OpenStreetMap utilizzando il pulsante Salva. Nel momento in cui andiamo a salvare tutte le nostre il gruppo di modifiche che abbiamo creato, bisogna inserire una descrizione coerente con il proprio proposito. Quindi in questo caso, per esempio, aggiunta attività commerciale e dettagli relativi alla consegna a domicilio nel comune di Gubbio per l'emergenza coronavirus,
Poi si possono inserire degli hashtag, come per esempio è Covid-19 in questo caso, inserire delle fonti. In questo caso, dato che era il supermarket sotto casa e Gubbio è piccola, ho utilizzato local knowledge, ma se io avessi avuto altre fonti, per esempio, qui le avrei potute inserire. Quindi, una volta inseriti i dati, una volta dettagliata la mappa di base, possiamo interrogare ed esportare i dati. Facciamo questo grazie all'Overpass Turbo, che è un'API, utilizzata per creare una query, ovvero interrogare i dati in base, in questo caso, alla tag che abbiamo creato, ovvero Delivery Covid. Se Delivery Covid è yes, nell'area, di Gubbio, qui abbiamo messo. Possiamo, diciamo, questa query ci rende alcuni punti, se poi li vogliamo, e quindi li scarichiamo tramite il pulsante export e li andiamo a salvare in formato GeoJSON per importarli poi all'interno di UMAP. UMAP è un'interfaccia, creiamo una nuova mappa, quindi UMAP è un'interfaccia molto semplice, utilizziamo questo pulsante per aprire questa finestra. Scegliamo il file, prendiamo il nostro file GeoJSON e quindi i punti vengono immediatamente caricati sulla nostra mappa. Che cosa dobbiamo ancora fare? Bisogna stilizzare i dati. Per stilizzare i dati, ci sono delle icone predefinite che possiamo benissimo utilizzare, oppure possiamo creare, un proprio set, un nostro personale set di icone. In questo caso io ho preso, un set di icone di Andrea Fanzanelli, che stava in Delivery Cuneo, poi l'ho arricchito con ulteriori icone che trovavo, diciamo, delle quali sentivo la necessità appunto strada facendo. Considerate che questa mappa al momento ha 90 attività circa e nel caso specifico appunto ho fatto appunto il fork di questo repository, creato un mio repository e quindi nel campo, ho creato un campo icon all'interno del mio database, del mio layer, del layer importato in UMAP, all'interno del quale ho messo appunto il nome dell'icona e quindi nella stilizzazione ho ottenuto, il risultato finale. Quindi è la mappa raggiungibile a questo indirizzo. Quindi questo, come vedete, è solo un piccolo esempio appunto di quello che si può fare con i dati di OpenStreetMap e oltre alla mia, infatti, ci sono state molte applicazioni. Per esempio, su in alto vediamo Milano 3, qui c'è il comune di Carrara, qui c'è Savigliano, il comune di Savigliano, e qui c'è San Roque in Sardegna. Quindi vediamo che molte persone possono usare gli stessi strumenti per creare qualcosa di effettivamente utile. Vediamo un po', qual è l'extra della giornata. L'extra della giornata parla di civic hacking. Allora, il civic hacking a chi è diretto? Prima di tutto, è diretto agli hackers. Ricordiamo che gli hackers non sono quelli, che ci distruggono il computer, ma gli hackers, quelli sono i crackers. Ma gli hackers sono doers. Quindi c'è questo modo di dire per cui un hacker può essere o una persona che conosce e fa, o una persona che non conosce ma fa. Questi due tipi di persone possono appunto, nel primo caso c'è un esperto che programma e risolve i problemi, nel secondo caso c'è una persona che si interessa di un'attività ma senza talenti oppure particolare formazione. Ad ogni modo loro fanno. Ok, hanno una cosa in comune, sono doers, quindi gli hacker sono dei doers, i cosiddetti smanettoni, diciamo. I makers invece sono quelli che realizzano praticamente delle cose, pensiamo appunto a chi ha utilizzato stampanti 3D per creare delle mascherine o dei respiratori. Oppure anche gli appassionati di openness, ovvero degli attivisti, sono sostanzialmente degli attivisti. I pilastri del civic hacking sono infatti quindi l'open data, le comunità informali e quindi il movimento dell'attivismo, anche detto appunto,
e la creazione di prototipi e quindi anche vedere e poi una quarta cosa è l'interazione con le pubbliche amministrazioni, per esempio. Un esempio di civic hacking è il progetto Covid-19 Italia Help, scusate il monotema, ma ovviamente è questo che ci monopolizza le giornate ultimamente, anche nel progetto A Casa con Sé, appunto. E in questo caso, questo progetto diciamo, è tenuto in piedi solo da volontari. In questo progetto è una sorta di piattaforma in cui si incrociano domande e offerta, ovvero ci sono delle segnalazioni per bisogni sostanzialmente. Per esempio, viene segnalato che in Umbria per gli insegnanti mancano 15 computer per i bambini che seguono le lezioni con la didattica a distanza, mancano 150 computer, quindi ci sono 150 famiglie in necessità di avere un computer. Quindi che cosa si può fare? Uno può rispondere alla chiamata, rispondere alla segnalazione. Per poi, in questo caso, per esempio, fornire un computer vecchio, che può essere comunque riconvertito magari con un'installazione di Linux. E poi ci sono appunto le fonti istituzionali, le raccolte fondi e le varie richieste d'aiuto. E poi c'è anche tutta una parte dedicata alle fake news, dove queste sono elencate in maniera tale da fare anche un po' di debunking delle notizie che ci vengono ogni giorno fornite. Che cosa quindi portiamo a casa da questo mini corso? Mi piacerebbe che si capisse che mettendo a disposizione della comunità le proprie capacità si può fare qualcosa per tutti. Quindi questa è la primissima proprio riflessione che mi viene sostanzialmente. Poi, non è necessario essere esperti di uno specifico settore per contribuire. Quindi abbiamo visto che all'interno di OpenStreetMap, ma anche diciamo che all'interno di OpenStreetMap, appunto, per esempio, c'è un veramente molto molto stringato manuale che può iniziare chiunque alla mappatura, veramente chiunque. Quindi non è necessario essere esperti GIS per essere OSMER. Come non è necessario essere esperti di comunicazione, per esempio, per creare appunto un alert, quindi una richiesta d'aiuto per la propria comunità, per esempio per i tablet, oppure per necessità di spesa o altre necessità appunto della spesa alimentare. Quindi non è necessario essere esperti di uno specifico settore per contribuire, ognuno può fare la sua piccola parte, quindi ogni capacità è richiesta, specie in condizione di emergenza. Inoltre, a mio modesto avviso, azioni di VGI e civic hacking rafforzano nel cittadino l'idea di appartenenza al territorio e quindi questo è il risultato. E l'appartenenza significa cura, se qualcosa ti appartiene, te ne prendi cura. Grazie a tutti.